Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Fabrizio Dav 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Farming Simulator 19. Questa sera continueremo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Fabrizio Dav 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, buonasera, salve e benvenuti alla live. Dicevo. Fabrizio Dav 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, grazie ancora per l'hosting, per il raid e benvenuti a tutti. E stavo dicendo che quest'oggi. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti e grazie per l'hosting e per i raid. Dicevo che Fabrizio riprenderemo. Dav 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti, grazie ancora per il raid e per l'hosting. Quindi dicevo che, eccoci qua, continueremo oggi da dove siamo rimasti l'ultima volta, ovvero abbiamo calcificato il campo e poi lo abbiamo seminato con il mais. E adesso poi inizieremo la raccolta. Hi everyone, welcome to the stream. Today we will go on doing our works on the big field. In latest in our last live streaming, we see the big field with the mice. So now we will do the second part. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du Uno G. RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur le grand champ que nous avons fait la semaine avant. On a planté du maïs et aujourd'hui, on va la cueillir et on va faire un peu de travail. Ok, allora io direi di cominciare con la pulizia del campo. So now we will begin our job cleaning around the big field. E no, let's go. Ovviamente andiamo a recuperare il nostro rimorchio. Ecco qua. E incominciamo a lavorare il campo, quindi andiamo a pulire il perimetro, quindi allora non questo, ok. Poi
Allora, qua io direi di già aprire il... Ok, io direi che possiamo anche cominciare. Iniziamo a pulire. E qui molto probabilmente avremo due fasi differenti di crescita. Infatti, una parte del raccolto è già cresciuta. Su. Now I will clear around the field before let the time rolling faster, and we will bring and go on with our work, with our hard work. Allora, mettiamo 5 per. Mettiamo un po' più di velocità così. Allora, sono le del gioco, sono le 11:56 in questo momento. E quindi ci tocca, molto probabilmente potrebbe toccarci. Tutto questo ci potrebbe toccarci il lavoro notturno, speriamo di no. So in the game is quite later. Is 2 minutes to midday to and maybe we will work during the night time. I hope that will not happen. J'ai vu que partiellement nos plans sont déjà poussés. J'espère qu'on va pas faire un travail pendant la nuit, mais je pense que ça va passer. J'espère que je vais pas dire là les choses. Aïe aïe aïe, voyou, car quelque chose à match avait andé. Tenga vaga impressione che qua forse mi fatica di notte e non ci vedevo mai, voglio. Speriamo di no. E qua. Ah, mi sono incastrato un'altra volta. Nella realtà non si farebbe questo lavoro, ma in questo caso qui, essendo qualcosa di non propriamente simulativo come lo faccio io, ecco, non è da prendere proprio in esempio. So what I am doing in this moment should be not so real, but don't do this at home. Je sais que c'est pas très réaliste. Je sais. Mais ne faites pas ça vous aussi. Ok. Abbiamo anche livellato questa parte del terreno qui, perché era molto più pendente e quando andavo a tagliare la lama si
si incastrava e quindi aveva la tendenza, dovevo farla il taglio a 45 gradi, mentre invece adesso che l'ho smussato un pochettino, il problema non sussiste. So on the piece of that route, I made a terrain modification, so I let the terrain be so smooth, because before I didn't was unable to cut the grass, so I was obliged to cut the grass on 45 degrees, and now I can do so straight. Quand j'ai acheté ce champ-là la première fois, j'avais le problème dans la part au fond de ce terrain-là que quand je coupais l'herbe dans cette partie-là, je ne pouvais pas aller en avant. Je devais couper l'herbe à 45 degrés avec ça. Et maintenant, ça semble que ça va beaucoup mieux. J'ai modifié l'inclination du terrain. Et donc, maintenant, ça va mieux. Allez, allez. Allora, adesso andiamo a scaricare il rimorchio qua al Turbo Star. Non credo che accetti l'erba, il serbatoio qui, sarebbe stata una cosa molto molto bella. Anzi, vediamo se l'impianto di accetta. Uela, Maurizio Max carissimo, buonasera. Noi qua ci stiamo dilettando a lavorare un po' questo grande campo. Non siamo ai livelli della zappa storta di 9 gire 0 oppure del gran maestro Jason Farm, ma almeno ci proviamo. Buonasera e ben ritrovato, carissimo. Allora, noi ci posizioniamo un attimo. Nel frattempo qua spegniamo e andiamo a scaricare il nostro mezzuccio. No, veramente. Ai ai ai. Ma lo fa sempre oppure lo fa soltanto con alcuni giochi? Perché ho la vaga impressione che quello potrebbe essere anche un problema di memoria che si esaurisce e quindi non riesce a gestire bene. Oltre che dovrebbe controllare un po' le temperature dei vari GPU e CPU per vedere un pochettino se eventualmente cambiando la pasta termoconduttrice su questi componenti si stabilizza un pochettino solo con farming. Strano. Ma che programma usa per streamare? OBS? Io oramai utilizzo solamente Gamecaster perché è molto molto più efficace. È semplice pure. Uela Gippo, buonasera, ben ritrovato carissimo. Qui con noi c'è il ministro DJ Maurizio Max.
E abbiamo fatto anche un bel assolo di tromba qua, di clacson. Ma questo dà l'impressione del crone quando frena sto mezzo. Guarda, aspetta. Non so se avete mai. Forse qualcuno di voi che ha giocato su Eurotruck la mod. Quella lì del crone e accende gli stop con il segno della crone. Ragazzi, se volete aggiungetemi pure a me. Onore e piacere, Dub Logistica. Chi vuole, che sta guardando in diretta questo video o guarderà questo video in replica o su YouTube, se vi fa piacere, aggiungetemi su Steam. Sono sotto il nome di Dub Logistica. Onore e piacere tutto mio di poter interagire con voi. Allora, ma allora qua mo. Allora, io direi questa di metterla ad essiccare, perché qua ci abbiamo, vediamo un attimo quanto materiale c'è qua. Ho la vaga impressione che ce n'è un bel po', eh. Allora, 72% insilato. Sì, lo vado a mettere nella. Vado a scaricare qua. Allora, ragazzi, oggi, anzi questa sera, devo raccogliere un po' di mais. L'ultima volta ho penato, perché ho dovuto praticamente fare tutto sul campo. Ho dovuto calcificare, arare e poi seminare. Ci ho perso un bel po' di tempo perché non so se voi siete pratici, ma ora vi faccio vedere la mappa. Questo è il campo, il mega campo che ho creato, unito questi tre campi, e si fa una fatica immane per tirarli avanti. So I was talking with my friend Maurizio Max and Gippo23 about our latest work on the big field. I say that in a couple of hours, maybe 3 hours, I made a lot of job. And now we have the hardest part today. J'ai parlé avec mes amis Gippo 23 et Maurizio Max à propos du grand boulot que nous avons fait sur le grand champ. Et j'ai dit que j'ai passé à peu près 3 heures pour terminer le travail. Et maintenant, on va y aller, on va. Et ovviamente, in lingua napoletana, stavo dicendo all'amico Gippo23, all'amico Maurizio Max, che l'ultima volta che abbiamo faticato un po' ci abbiamo messo 4 ore per completare tutti i lavori. Abbiamo calcificato, ammarato e abbiamo pure semmanato. Ad. Cosa, cosa, cosa e cosa. E quindi mo veno bel a raccogliere mo un mais e speriamo che cresce tutto insieme, perché qua tenga la vaga impressione che ha già fatto un guai. Infatti nell'ultima volta mi sono scordato di togliere il lua a crescita veloce e mo cresce a chiazzi. E ovviamente l'ultima volta, la settimana scorsa, quando ho iniziato a piantare il mais, purtroppo sbadatamente mi sono scordato di disattivare la crescita rapida, veloce del raccolto, e quindi adesso vi farò vedere che ovviamente
ci sono baffi di raccolto che già sono cresciuti, sperando che almeno l'altra parte venga e possa crescere in maniera più rapida. During the last stream, when I work on the field, I forget to remove the faster growing plant. So now, as you can see, there is a part of the ground that the product is yet grow up, and in another place area there is nothing. I hope that we will do our job and do it fast and doing well. Alors, comme j'ai pas dit avant, j'ai fait une erreur quand j'ai la semaine prochaine, la semaine qui est passée, j'ai travaillé sur le champ. J'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas enlevé la croissance des plants rapides. Donc j'ai pratiquement une partie du champ qu'il est déjà, il a déjà de la végétation, et une autre partie du champ qui n'y a rien du tout. Oh là là. Oh cacchio. Viene pure a piovere, no, dai. Mamma mia, speriamo di no, altrimenti perdo tutto il raccolto. Ok, incrociamo le dita e speriamo bene. Aia, vabbè, diciamo che forse ce la caviamo. Speriamo bene. Ok, forse. Ciao Mark 1956. Buonasera a te, benvenuto alla live. Buonanotte. Grazie mille per essere passato in live. Onore e piacere. Allora, io direi di iniziare a raccogliere questa parte qua. Let's start. Eh sì, proprio a baffetta, a baffa di ghisa. Grazie ancora Mark 1956 per essere passato in live. Quando vuoi, passa tranquillamente, bus e ti sarà aperto. Buonanotte ancora, grazie. Allora, questa è una trebbia elettrica. È una mod che non è presente sul mod hub ufficiale. Però vi metterò il link nella descrizione del video. Quindi se siete interessati, sia se state guardando questo video su Twitch che su YouTube, troverete i link per scaricare questa mod. Il video su YouTube sarà disponibile lunedì a mezzogiorno. Let's go. So now we will work on this first part of the ground here of the field, the big field, and then we will wait till the other product will grow up.
I am working with an electrical machine. Alors, on va continuer notre travail ici sur le champ. On va cueillir la première partie. Puis, on va attendre que de l'autre partie de la végétation va grandir. Et j'utilise une machine électrique. Green, mais elle est de couleur rouge. Ah, se vedesse il gran maestro Jason farmi il lavoro come lo sto facendo, mi direbbe che sto facendo una schifezza. Mi raccomando, se siete appassionati di farming, vi consiglio alcuni canali amici che portano non solo farming, che sono Fernbus08, la zappa storta, 9 gire 0, 9 a numero gire e 0 numero tutto attaccato, la zappa storta e il canale del gran maestro Jason Farm. Mi raccomando, seguiteli perché sono molto più bravi di me e da loro sicuramente potete e potrete imparare tanto. Dico bene, Maurizio Max? Gippo oramai è un carissimo amico con il quale la domenica sera ci divertiamo insieme alla zappa storta a portare avanti un range. E praticamente Gippo è il nostro chauffeur, come dicono i francesi, è il nostro mitico autista. So if you are interested to learn anything, or you are interested by impassionate by a farming simulator, you will I will suggest you a few channel, friends channel, that are Fernbus 08, 9 gire 0, number 9 gire and 0, Golf India, Romeo Echo. And la zappa storta, Maurizio Max che c'è. E poi, and then the maestro Jason Farm. Let the follow, and you will learn a lot of things. Fatta bene per questa mod della trebbia elettrica. Ok, allora come faccio? Ok, ciò. Andiamo a scaricare direttamente. Er Maurizio Max. Maurizio, tu non hai, vero, un canale dove fai lo streaming? Perché come sai io mi sono scordato di chiederlo però all'altro amico se il canale per fare la pubblicità al suo canale. Vabbè, magari la prossima volta, prossimo giro. A Gippo, vabbè, Gippo so che
Anche lui stream. Cacchio. Accia miseria, mi costa una cifra riparare sto camion qua. Ah, ok. Vediamo un po' lo stato. Si potrebbe anche mandare un pochettino più veloce avanti. Ok, a 5 per. Stecchete. Chiudiamo il tubo. Ok. Devo rifilare anche quest'ultima parte qua. Ah, se sapesse il mitico Jason Farm come ho piantato qua, mi farebbe una tirata di orecchie. Chissà che magari mi fa una sorpresa e viene in live e me la fa me la fa in diretta questo richiamo. Maurizio, ma che dici? Mi darà un'ammonizione verbale o mi darà già il cartellino giallo? Il mitico Jason Farm. È una enciclopedia, guarda. Ora non lo dico perché ci sei tu che lo conosci, come tu lo conosci meglio di me da più tempo. Però Jason, quando ti spiega una cosa, te la fa capire proprio, seppure sei un po' come dire, un po', se trovi difficoltà te la fa capire. Aia, allora è meglio non dirlo. Jason Farm, un nome è una garanzia. Maurizio Max è il ministro dei DJ qui nel canale, ma nel canale di Dub, ma anche nel canale della Zappa Storta. Che poi alla fine è Maurizio Max che gestisce la regia nel canale della Zappa Storta. È un gran moderatore, ma è anche una grande spalla, a volte anche comica, soprattutto sui suoni sulle sound alert. È sempre pronto lì e sembra proprio una regia radiofonica che è lì pronta con i mini jingle, con i suoni da attivare al momento giusto. Grazie. Ho detto bene, maestro? Ah, perdon, ministro DJ. Ma però non sono venite male, dai, le piante. Certo, nella realtà le avrei belle trenciate qua. Ma fortunatamente farming è abbastanza simulativo, ma insomma, speriamo. Sì. Oh, ma poi è in gamba. Si fa. È divertente. Siete come Totò e Peppino. Siete due personaggi. Siete come il panino con la mortadella. O il panino con la qualcosa di vegano, magari, che c'è qualcuno che è vegano. Insomma, panino e insalata, va? O come il tarallo e la birra a Napoli, qua. Il tarallo, quello lì con la nocciola
e il pepe. Oh, qua a fianco, questo ha piantato il codone, io quasi faccio il codone. L'ultima volta che ho piantato il codone qua, non ho raccolto proprio tantissimo. A livello economico non è valsa la pena. Infatti ho dovuto rivendere il macchinario, perché mi era fruttato appena appena, se non ricordo male, 100.000 euro quando avevo speso per il macchinario, mi pare quasi 400.000 euro. E non ne è valsa la pena, è stata un epic fail assurdo. Però i campi erano divisi, quindi può darsi pure che potrei riuscire a raccimolare qualcosa in più. So, I was talking about when a few time ago I seeded the field with cotton plants, and has been not a good idea. But when I saw and when I sold the cotton bales, I didn't gain so much because I bought the machinery, I use it. And I paid at least 400,000 euros. And the gain was not so high. So that's why, for a few time, I didn't see again the cotton. But I was thinking that I will seed again and trying to reach the million. I hope so, but the machinery costs so much. J'ai parlé avec mon ami Maurizio Max à propos de quand j'ai planté sur les champs le coton. Quand j'ai vendu le coton, j'ai pas récupéré l'argent de la machine qui cuit le coton parce qu'il coûtait à peu près, je l'ai pris usé. Et j'ai payé à peu près 400 000 euros et j'ai gagné à peu près 100 000 euros. J'ai dû vendre tout et tout de suite. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je pense que je vais essayer de faire ce défi la prochaine fois. Essayer d'arriver à gagner le million d'euros avec la vente du coton. Ok, allora qua quasi quasi inizierei a mettere il tempo un po' più veloce, tanto grosso è raccolto qua. Caro Maurizio, devi sapere che su questo campo il frumento e l'orzo ne produce, come si dice a Napoli, a zaffone, cioè in quantitativo
incredibile, ma su alcuni altri prodotti ne produce poche. C'è poco. Il quantitativo rispetto a quei prodotti che hanno più o meno la stessa grandezza, ne produce molto 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 meno. E quello è il segreto del mitico Jason Farm. Ma la zappa storta stasera è offline? Che io prima sono passato, ho dato un'occhiata al canale, ma era offline. Ma sullo stesso campo, con lo stesso, ecco qua, con lo stesso materiale, cioè con la materia della più o meno la stessa grandezza, mi trovo a dover a notare proprio che ne produce di meno, ma forse sarà anche il tipo di pianta, evidentemente. Ah, ottimo. Non so se mi sta guardando, ma sicuramente non mi sta guardando. Lo salutiamo. Mi raccomando, passate nel canale della Zappa Store e seguite il canale. Ma secondo me a Maurizio Max lo devo nominare moderatore, anche se alla fine qua non si fa niente. Giusto per compagnia. Ma mi fa piacere comunque che stai qua. Ecco qua. L'oro giallo. Pensa che Maurizio in realtà. Grazie, a me fa piacere quando passate anche a salutarmi. Ui, che ho fatto? Ah, qua c'è il macello. Ah, è vero, perché io ho fatto passare un paio di giorni. Io mi sono completamente scordato. Passata la nottata. E ti dicevo che io praticamente, io su questo campo avrei dovuto piantare i girasoli, solo che mi sono scordato di cambiare la tipologia di pianta e quindi mi sono ritrovato con il mais, che però mi può sempre tornare utile. Che molto probabilmente metterò il pollaio e quindi mi tornerà utile per le gallaine e le uova anche le pagano bene su questa mappa insieme al latte e i semi di soia. Vediamo un attimo le uova quanto le dà. Allora, le uova. Cinquemila, facci la miseria, quasi 6.000. Io qua devo assolutamente fare il pollaio. Metterò anche la mod che mi permetterà di prendere le scatole singole delle uova e mettendole in questa mod mi creerà dei pallet d'uova. Allora, Farming 22. Sto cercando di capire dove pigliarlo, perché al momento c'ho tutto su Steam. Però fondamentalmente lo prenderò. Sono indeciso soltanto sulla Season Pass, perché
perché per il momento la spesa è abbastanza onerosa, però può darsi pure che, come si dice in gergo, mi sale la scimmia e lo prendo, così come ho fatto con Farming 19 e con American Truck 4TS. Ho fatto la stessa cosa. Ho provato la versione demo, ci ho girato quello che era limitata, poi alla fine ho detto che faccio, lo prendo, non lo prendo, poi alla fine l'ho preso. E Farming 22 mi pizzica, quindi sicuramente la preordino già. Sto cercando soltanto di capire dove e se riesco a risparmiare qualcosina. Però lo prendo. Lo prendo. E poi quasi sicuramente lo prendo su Insta Gaming. Allora, dalla Computer Animation, le cose possono sembrare belle, per carità, può darsi, al momento non conosco. Essendo appassionato di fotografia, preferirei più vedere un gameplay diretto. Ora non ho avuto modo di vedere il gameplay degli sviluppatori, perché so che gli sviluppatori, se non ricordo male, hanno fatto il gameplay. Io purtroppo me lo sono perso. Però, sai, io sono del parere che se non vedo con i miei occhi non posso dare un'opinione che praticamente non è farina del mio pensiero, ecco. Voilà, Manuel, carissimo, buonasera e ben ritrovato, come stai? Qua con noi c'è Maurizio Max. Maurizio Max, non so se conosci Manuel, è un altro aficionados del canale. Alla grande, Manuel. Qua stiamo aspettando Farming 22. Stavamo parlando di questo io e Maurizio, a proposito di Farming, e lui mi chiedeva se andrò a prenderlo. E io ho detto sì, lo prendo, prenderlo lo prendo. Solo che al momento, se volessi prendere anche la Season Pass, la spesa è abbastanza altina, però poi, sai, quando ti arriva la scimmia lo prendi. Però al momento sto ancora andandoci cauto, ecco. Ma a prendere lo prendo sicuramente. So, was talking with my friend Maurizio Max about if I will bought Farming 22. Or I will wait a few time before buying. I say that I am interested to buy it because I am very interested, but I will wait a few time before buying it. Ok, oh, ma io Farming, io la presentazione l'ho vista, l'ho seguita, pare che pure Maurizio Max l'ha fatta vedere. No, scusami, Jason mi pare, o mi pare sul canale di Miticaccio, credo, probabilmente è il canale di Miticaccio, comunque uno dei due, comunque seguite i canali, anche il canale di Miticaccio. Mi raccomando. Ah, ma tu dici che il gameplay? Anzi, allora il discorso cambia. E se è gameplay? Ah. Fammi la cortesia, se gentilmente mi passi il link, poi me lo vado a vedere perché sono curioso. Però ti ripeto, io sono sempre del parere che
Se non tocco, grazie. Allora, ETS, per il momento lo sto portando il martedì, però sto pensando di riportarlo la domenica in mattinata, al posto di farming. Infatti ho invertito. Sto portando farming il sabato sera su suggerimento del mitico la zappa storta. Mi raccomando, seguite anche la zappa storta, quindi riepilogando, seguite Miticaccio, la zappa storta e poi mi sa che mi sono scordato il canale di qualcun altro. Se ho nominato qualche altro streamer, Maurizio, dammi una mano perché devo poi fare anche la pubblicità al loro canale, anche se sono grandi streamer. Anche perché bisogna darsi una mano a prescindere. Mai provato? Ah, Brixia, bravo, Brixia. Lo Scania. Allora, Manuel, io ultimamente, beh, tu non so se sai, ho fatto la prova di tutti i camion di Eurotruck. Quando ti dico tutti, tutti, i Renault compresi. Per esempio, io mi sono divertito anche con l'Iveco, quello lì bellino che non mi viene in mente il modello. E quello lì mi ha dato delle belle soddisfazioni, ma mi ha stupito. Oh, poi ho provato anche il Renault. Blaiway, bravo, bravo. Poi ho provato il Renault, quello piccolino che mi pare si chiama Premier, una cosa del genere. Ho provato pure quello, Premium, una cosa del comunque. L'ho provato pure quello e nonostante avesse pochi cavalli, con le marce giuste, anche riesce a portare a termine le consegne. Ovviamente, avendo serbatoi piccoli, ogni tanto devi fermarti. Però, se tu hai per esempio il cambio che ti permette di metterlo in folle, tu una volta che l'hai lanciato in velocità, poi metti in folle dove non c'è nessuno e lo fai premium, perfetto. E lo fai scorrere, lo fai andare per inerzia e ti fa risparmiare un bel po' di gasolio. E quindi il premium, l'unica cosa, beh, ma è un po' di tutti i camion questi qui di dimensioni ridotte, è quella di avere il serbatoio del gasolio piccolo. Però con questo piccolo accorgimento vai a risparmiare. Ma tu qua sfondi una porta aperta, l'XF105. Ottimo, motore robusto, non è particolarmente potente, però ci ho portato un bel trasformatore e mi ha dato belle soddisfazioni. Il 106, stessa potenza, stesse cose, però hanno fatto una modifica estetica, per cui le prestazioni stiamo lì, esteticamente sì, più bello, più arrotondato, il quadro dei comandi, tutte queste cose qua. Pur mi ha dato belle soddisfazioni. Il DAF. Poi ho provato il Renault, il Magnum è quello grande, quello piccolino, Prestige mi pare, una cosa del genere. Comunque pure il piccolino mi ha dato, il Magnum mi ha stupito per la robustezza. È un po' come un camion vecchia scuola, di quelli muscolosi e robusti. E quello pure mi ha dato delle belle soddisfazioni. Ovviamente e tutti i mezzi li ho potenziati al massimo per poterli sfruttare al meglio. 750 cavalli sul DAF.
Faccia la miseria. Bello. L'unica cosa che per esempio non ho fatto nell'ultimo periodo è prendere lo Scania e mettergli il motore 730 cavalli. L'ho lasciato a 560 cavalli e devo dire la verità, mi ha dato belle soddisfazioni. Il nuovo DAF, stesso ragionamento di prima, potenza del motore identica, prestazioni identiche, lo hanno reso esteticamente più bello. Il pro di quel mezzo, se proprio dovessi dirlo, è il fatto di avere gli specchietti. Di avere le telecamere a posto degli specchietti, quindi hai una maggiore visuale della strada, soprattutto lateralmente, dove normalmente tu trovi lo specchio. Questo è un qualcosa a favore. Contro non ho nulla perché è estetica, quindi voglio dire, è un restyling dell'XF. Però esteticamente è accattivante, questo dobbiamo dirlo. Fatto bene, futuristico. Dobbiamo vedere soltanto se inseriranno anche l'highway, come si chiama, quelli veicolo nuovo tipo là. E poi non sono manco esperto di camion qua. Probabilmente lo stanno facendo, ma è questione di licenze. Devono comprare comunque le licenze per poter poi utilizzare il marchio. Che il problema è il marchio. Però poi una volta che risolvono questo, poi lo metteranno sicuramente nel gioco. Wi Fede. Boom, 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 boom. Buonasera, ben ritrovato. Come stai? Ben ritornato nel canale. Brecco a canale. Bravo, l'SW, non mi veniva in mente il nome. Ehi, sei diventato esperto. Quello pure è bellino. Ci sono, vabbè, poi ci sono i modder che comunque mettono le mod, quindi ok. Federico, perfetto. Qui insieme a noi stasera c'è l'amico Manuel CRC underscore Manuel e non so se c'è ancora l'amico Maurizio Max, il gran maestro delle cerimonie. Ho fatto le presentazioni qua e in questo momento, a parte insomma che stiamo parlando un po' di mezzi di Eurotruck, poi stavamo anche sparlicchiando un pochettino di farming e quindi mi si chiedeva se comprerò Farming 22, se aspetterò. E beh, io ho risposto che mi pizzica. Lo prenderò, ma ero indeciso e sono tuttora un po' indeciso sulla Season Pass, se prenderla subito al momento oppure aspettare un pochettino che scenda il costo. Però come ho detto prima, se mi sale la scimmia, lo prendo. Ah, il mitico Turbo Star qua. Questo lo fa Pep, Maurizio Max, com'è Peppe? Mi scrivi un attimo gentilmente il nome del modder italiano là, Pep. Grazie, è anche il mio. Ti faccio vedere una cosa. Questo è l'originale. Fatto bene. E pensa che io il Turbo Star vi sto dedicando per la seconda volta il format del martedì. Perché
Infatti il martedì inizio sempre da 6 mesi, inizio la settimana delle live con il Turbo Star di Ralph Garage. Ed è qualcosa di spettacolare quella mod. Mi diverte. Bravo Peppe978, mi pare che è un canale su Twitch, vero Peppe978? Grande Peppe. So che non sai che i piccoli streamer qua ti sostengono, però sappi che stai facendo un grande, grande lavoro. Gippo, tranquillo, stavamo parlando di camion qua. E stavamo parlando anche del famoso Turbo Star. Ecco, l'ambasciatore, come ha detto il mitico Jason Farm, che poi se non mi sbaglio sta anche nel canale Discord, se non ho visto male, del come si chiama? New Game, comunque quello dove sta Jason Farm e l'altro che mi sfugge il nome. Che figuracce sto facendo. Mondo Game, bravo, ehi Gippo, attento. E quindi, vi dicevo che in pratica sto portando il Turbo Star in martedì. È fatto bene. Ho visto anche come è stato la fase di progettazione, come è stato creato, e ho letto sul sito di Ralph Garage che praticamente hanno scattato fotografie in 4K ed hanno riprodotto ogni minimo dettaglio. Ed effettivamente è così. Gli interni sono precisi. Il sound del motore è quello. E poi hanno fatto anche un ottimo lavoro per quanto riguarda i colori, queste cose qua. E quando avevo terminato il tour delle capitali europee con il Turbo Star, un po' mi è dispiaciuto perché non sapevo cosa portare. E allora ho detto, siccome il Turbo Star piace tanto perché la live del martedì, al di là della replica, fa parecchie visualizzazioni e in molti casi ha fatto anche i picchi di 40-45 visualizzazioni, che su questo canale non sono poche. E così mi sono reinventato un altro format con il Turbo Star. E praticamente sto iniziando, cioè iniziando, in realtà sto alla quarta tappa. Disegniamo l'Europa. Questa sfida consiste nel girare tutta la parte perimetrale europea. Sono partito da Lisbona e ritornerò a Lisbona. Questa sfida, questa cosa qui, ho preso spunto da uno streamer che si chiama Nazario Nesta, che sta su YouTube. Infatti, anche quando ho iniziato il format, l'ho detto e poi lo dico in tutte le live. Cosa ha fatto questo ragazzo Nazario Nesta? Ha percorso a piedi il perimetro dell'Italia e quindi da lì ho preso spunto, ma questa cosa mi è venuta molto tempo dopo e quindi Nazario Nesta c'ha anche lui un canale qui su Twitch oltre a YouTube, ecco, seguite anche lui e magari
lo salutate da parte mia. E quindi sto continuando sto giro con il Turbo Star, è una soddisfazione. È robusto, ho preso pure qualche paletto, però quando deve portare qualcosa di un po' più pesante si mette là e non si ferma, inarrestabile. Qualcosa di incredibile. Fatto veramente bene. E poi con 640 cavalli che ho acquistato la mod a pagamento, che ho pagato mi pare 5-6 euro, e c'ho praticamente il motore da 640 cavalli, i marmettoni americani, poi ci stanno il suono delle marmitte vuote, i cerchi in acciaio e poi che altro c'è che mo mi sfugge. E comunque il pacco è bello bello consistente. Costa 100, ma già con i suoi 380 cavalli la mod mi ha dato veramente delle grandissime soddisfazioni. Costa 140 cavallucci, è una favole. Trotta che è un qualcosa di incredibile. Il vostro camion preferito qual è? Su Zero Track. Approfitto per salutare coloro che si sono collegati in questo momento sul canale. Io mi chiamo Fabrizio e per molti mi conoscono come Dablo ODB, come mi chiama il Gran Maestro Jason Farm. So if you are yet entered in the live streaming, hello, thank you for watching. My name is Fabrizio, also called here on Twitch as DAB DB or Dablo. Welcome to the stream, welcome to the channel. And this moment you are watching a new format called Soft Gaming. I hope you will love this kind of making gameplay, alternative gameplay, and thank you again for making me a very good company. Thank you. Je vous dirai bienvenue à vous que vous êtes entré dans ce canal-là. Je m'appelle Fabrizio. Ici connu sur Twitch avec le nom de Dab, Dablo ou DB, comme on m'appelle mon ami Jason Farmer. Bienvenue à tous. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est une nouvelle façon, un nouvel format qui s'appelle Soft Gaming. Merci. Et maintenant, on y va. Batteria 70%, ok, ogni fa. Ragazzi, potete gentilmente digitare il comando punto esclamativo followage. Vorrei vedere un attimino se funziona, perché ultimamente ho modificato i comandi al botte, non vorrei che non li riconosce. Se gentilmente fate una prova, mi fareste veramente una grossa, grossa cortesia. Ok, allora lo prende il comando. Maurizio, ma quelli i bot quando ci stai tu si mettono sempre a disposizione. Lo sanno che tu sei il gran maestro in assoluto. Eh
Bra. Quelle l'avete creato voi, vero? Quel sound alert. Quella, se mi sbaglio, dovrebbe essere anche disponibile per altri utenti, se non ricordo male. A meno che ci sta tipo, come si dice, la privacy al sound alert. Maurizio, Max Ketchum, la zappa storta, la zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max Ketchum. Questa è la versione originale, come l'ho cantata durante quella famosa live di 4 ore. Sempre su questo campo qua. Fu una live molto lunga. Fece tutto in una volta. Preparare il terreno. Seminare, raccolsi. Qua siamo all'80% di nuovo. Mi sa che la prossima spesa è quella di comprare una trebbia grossa. Anche perché effettivamente adesso i soldini ci stanno. Poi faccio vedere quale trebbia vorrei prendere. Allora facciamo salvare. Così. Allora io vorrei prendere. Questa è una mod. Allora, qual è? Forse l'ho tolta. Ah, questa mi sa. Ah, eccola qua. Questa qua, con la capienza grossa, sempre usata, ovviamente. Allora, 26.000, quasi 27.000 litri. 700.000 euro. Ci devo fare il pensiero. La X9 fatta veramente bene. Babbo, andiamo qua. Che dici, Maurizio? La faccio l'abbazia, la prossima volta acquisto quella trebbia là. 700.000 euro si può anche fare la spesa, perché mi resterebbero 200.000 euro più i semi di soia da vendere. Si potrebbe pure fare. Però vediamo un po' il mais. No, le lame già ce l'ho. C'ho già le lame mie, quelle Lizard, e poi li faccio vedere. Ho queste lame qua. Allora, questa Lisa è ottima. Raccoglie oltre il 10% in più di materia. E poi c'è il cappello, questa qui, da 12 metri. Le lame ce l'ho già. Ah, ecco. Vuoi fare il ricco con i miei soldini qua. Ah, e quella, le lame, l'investimento l'ho fatto quando ho preso questa trebbia elettrica. Perché qua il problema di questo terreno è che questa è 17.000 litri e devo fermarmi molto spesso. Invece con quella lì, che sono 24, 25, 26, quando su,
mi fermerei molto meno. Tanto qua l'impianto di produzione di biodiesel ce l'ho qua, quindi il problema non è tanto il costo del carburante, perché me lo creo, me lo vado a creare io, quindi no problem. No problema. Scarichiamo direttamente nel silos. Sulle mani, chat sulle mani per GG. Mettiamo un po' di icone, GG. Chat, non vi sento. E qua mi addormento se voi non mi date a parlare. E sì, come sto facendo una capatanda, come si dice a Napoli. E io comunque c'ho ancora. C'ho ancora due cavallucci da vendere. Quindi sono altri 100.000 euro più o meno che dovrei recuperare dalla vendita dei cavallucci. E quindi effettivamente si potrebbe anche fare. Raga, che dite? La prendo adesso la trebbia? Quella capiente super costosa da 800.000 euro che usata la prendo a 700.000 e qualcosa? Dai, su, facciamo la pazzia. Chat, votate. Che è un momento storico qua. La prendiamo la trebbia? Gippo ha votato sì. Chat. Chi è in chat se gentilmente vota così facciamo l'acquisto. Ok. Come si dice a Napoli, è uscito pazzo padrone, perfetto. Allora, appoggiamo la lama qua. Andiamo a scaricare la trebbia. Ok, andiamo ad acquistare subito, subito il macchinario. La nuova trebbia, questa qui che c'ha 56 ore, direi che la trasferisco su qualche altro campo. Almeno così mi fermerò un po' meno. Ottima questa trebbia elettrica, veramente fatta bene. So now I will buy a new machinery. I will buy the most expensive harvest machine ever before from the time that I The long time that I play to this fabulous game. Allora, iOS 26, tanto sono le stesse queste, quindi configura, usato, ovviamente 27, quasi 27.000 litri. Allora qua poi mi serve l'attacco dietro.
Beh, che sto qua dentro. Ah, eccolo qua. No. Ah, standard shot chopper. Questo è l'asse. Ok, allora ci viene a costare 704.000 euro. Non male. Questo dovrebbe avere... sì. E qua ci vuole l'applauso quando schiaccia sì. Siete pronti? 1, 2, 3. Bam! Applausi. Eccola qua, forse qua ci sarebbe voluta la standing ovation. Oh, questa è la prima volta che vedo sta mod. Toh, fatta bene. Ecco. Oh, bella rossa, qua si vede proprio che è enorme. Eccoli i cavallucci. Metterò la mod che mi permetterà di farli riprodurre, così da poter creare un piccolo allevamento. Che bestia. Facciamo anche il pieno all'impianto di biodiesel. Addirittura game over. Che tutto sommato fatta bene, dai, bella grossa. Mi sa che devo consigliarla a un po' di amici, vediamo come si comporta, ma questi sono macchinari che vanno una bomba subito. Voilà, poi devo modificarla. Voilà, carissimo presidentissimo, proprio di te stavamo parlando poco fa. Buonasera, Maurizio Max mi sa che vive negli Stati Uniti. Sì, mi sa che vive negli Stati Uniti, Maurizio Max. Ecco qua, il primo pieno. Ecco, bravo. Vedi che stai ancora sul fuso orario di Rio de Janeiro, mi sa. E che è già finita tutta. Pare un po' strano. 40.000 litri. Ecco qua. Oh, perfetto. Andiamo un attimo a ripararla al garage qua e poi finalmente la proviamo. Mi sono rovinato, carissimo, la zappa storta. Tutto a posto qua. Mi sono rovinato. Ho speso 700.000 euro per questo bestione. Quasi 26.000 litri di capacità qua. Ne avevo uno da 14.000, però a fare i lavori su questo campo enorme era diventato un po' problematico. Ripara. Hai visto com'è grosso? Guarda. L'altra messa qua vicino era leggermente più piccolina. Questa è la versione americana, ovviamente. C'è anche la versione europea. Ora ti faccio vedere quale ho preso. È una mod che sta nel mod hub. Allora, dov'è? Eccola qua. X9. Quasi 27.000 litri. Ho preso questa qui. La 1100. Ah, ok,
In questo momento l'andrò a testare. Dopo un lungo utilizzo di una trebbia elettrica, andrò ad utilizzare una trebbia con un comune motore. Ma è una Model Case da 27.000 litri. Tu provala prima tu, perché se ti trovi bene poi la prendo pure io. Ottimo. E comunque non so se ti fischiavano le orecchie prima, comunque stavamo parlando di te. Stavamo parlando un po' e soprattutto del Gran Maestro Jason Farm, perché praticamente quando ho iniziato a piantare il campo avevo lasciato la crescita rapida delle piante e quando me ne sono accorto avevo praticamente fatto quasi tutto il perimetro del campo. E così è venuta a strisce. Hai presente quando non si rade per bene e lasci quelle strisciette di pelucchi? Così. È venuta un po' strana. Infatti ho detto se fosse passato il Gran Maestro, ho detto chissà se mi avrebbe se vedendo il lavoro mi avrebbe dato un'ammonizione verbale oppure un cartellino giallo. E giustamente mi ha detto Maurizio Max, che è il super ministro DJ, ha detto che mi avrebbe ammonito effettivamente, per come è preciso lui, mi avrebbe dato pure un'espulsione. Ah, comunque. Abbiamo fatto, vero, Maurizio e Max, la pubblicità al canale del Gran Maestro La Zappa Storta? Lui si sì, è preciso. Che dite, faccio il jingle per la pubblicità del canale? Che dici, Maurizio e Max, faccio il jingle? Ok, falla tu il jingle. Scrivi, mi raccomando. Dicevo quell'altro là. Quella della zappa storta. Quello che lui sicuramente si ricorderà che è stato registrato proprio su questo campo qua. Oh, ma Brixi è bravo, dai. È in gamba pure lui. Qua dovete sapere che il più scarso sono io. Voi siete maestri. Comunque faccio un'altra volta il giro di pubblicità ai canali amici. Allora, Fernbus 08. 9 gire 0, poi la zappa storta Arvid, come Arvid Maurizio, Arvid 90 89 com'era? Comunque Arvid e poi la zappa storta è Jason Farb. Arvid 80. Mi raccomando, voi che state guardando questo video in replica sia su Twitch che su YouTube, mi raccomando, se avete un account su Twitch, passate in questi canali, mettete un bel follow e seguite le loro dirette, perché se volete imparare farming, loro sono bravi. Io sono scarzone.
In tutto questo la zappa storta, dimmi un po' qual era il menù della Cina, se si può sapere. Partiamo dall'antipasto, le famose tre olive, l'antipasto di mia moglie. Ah, però ci voleva. Ci voleva proprio sta mod bella capiente. Avrei già dovuto scaricare prima. Comunque, ah, pizzaiuolo. Si dice pizzettaro. Stai parlando con Partenopeo e fratello. Comunque, ritornando alla mod, la zappa storta, se non mi sbaglio, non so se è la stessa mod che ha utilizzato Nick, quindi altro canale da sponsorizzare. Nick, mi raccomando, oltre ai canali che vi ho raccomandato prima, passate, quindi Arvid underscore Tandal, Fernbus 08, 9 giro e 0. La zappa storta, Jason Farm, seguite Miticaccio e Nick. Almeno così faccio un po' di pubblicità pure là. Va bene che loro non ne hanno bisogno, però è sempre bello. Fare una cosa diversa. Pizza. Capriccioso Margherita, dimmi che non hai preso una pizza gourmet. Anche se in realtà qualche pizza gourmet non mi dispiacerebbe assaggiarla. Quindi Margherita, capricciosa, la classica? Ah, Margherita. Questo è da assaggiare. Funghi porcini, salsicce e tartufo. Allora, il tartufo è amaro. Non male. Da provare. Eh sì che è da provare. Io solitamente, per esempio, per testare la qualità di una pizza prendo la margherita, quella classica. E da lì poi diciamo che la base, pizza base, io poi mi rendo conto, faccio finta di essere un esperto. scusate se ogni tanto arrivano sti colpi qua, ma mi scordo di controllare la respirazione. E praticamente con quella pizza lì io riesco a capire se che tipo di impasto è, com'è, se è più morbido, cottura e cose varie. Che bestia. Però 250.000 litri, ma qua mi pare che ci avevo già. Già ci avevo 250.000 litri. Mi sa che devo fare un bel test e vedere in una sola raccolta di materiale quanto produce. Eh sì. Aspetta, però vediamo prima quanto me lo pagano. È perché
È un po' un casino. Sto pensando di utilizzarlo per Legaline. Perché al momento il prezzo è bassino e non è che vada a recuperare un granché, però. Quindi ritornando alle mod, la zappa storta, vedi ogni tanto faccio sti scatti che passa da un punto all'altro. Quella mod che dici tu è molto simile a questa, anche come forme del cestello. Questa è 26,9. Stiamo lì, là stiamo parlando di un centinaio di litri. Poi pure quella magari, vedrò di provarla. Però questa pure non è male, non so se l'hai provata, ma così, oltre ad essere ben fatta a livello grafico, insomma, si comporta bene. E noto pure che anche il materiale che viene raccolto anche in maniera molto ma molto veloce. E questa è una cosa buona. Guarda là, già sto già a 5.000 litri. Fa bene. Fammi chiudere il tubo. Ma infatti, perché guardandolo nella live di Nick, ricordo che più o meno era simile a questo cestello qua, quindi insomma la capienza più o meno siamo lì. Questo è un John Deere, a te piacciono le cose di classe. Ah, bello. La prossima volta non devo sbagliare, devo seminare i girasoli, perché in effetti devi sapere, caro la zappa storta, io domenica scorsa avrei dovuto seminare i girasoli, però tra le tante cose che ho fatto e tutto quanto, quando mi ero accorto che avevo iniziato a seminare il mais, avevo già fatto quasi metà campo. E quindi metà campo, tra l'altro, anche con la crescita veloce delle piante, non contento, tra l'altro. E quindi mi sono trovato che avevo piantato delle cose che non erano state previste, che però mi torneranno utile. Mi torna utile. La distrazione, sai, quando dice vabbè, mo vado là, era convinto di aver selezionato sulla piantatrice girasoli, in realtà avevo lasciato mais. E allora, detto che faccio, mo mi metto a rare a campo, ho detto vabbè, lasciamo così, perché i girasoli, se non mi sbaglio, invece li piacciono di più. Allora, questo è il massimo, 1200. 2004 e ancora deve salire di prezzo. Infatti, la prossima volta girasoli, le tournesol. La prochaine fois je vais planter le tournesol. Next time I will plant sunflowers. La zappa storta, la zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max, che c'è? Mo dovete pagare sto sponsor, mi devi dare allora.
Guarda, la zappa storta, perché sei tu mi accontento di 100.000 litri di semi di soia, che equivalgono a, se le vado a vendere quando il prezzo è alto, 2.600, 400.000 euro. Bello sto cagnolone. Ah, ha sbloccato l'emoticon. Ho messo un po' di emoticon, non so se si trovano. Dai un'occhiata, Maurizio Max, tu che sei un po' più esperto di queste cose qua. Dammi un consiglio, le icone, queste cose qua. Se eventualmente non escono, che mi pare di aver messo qualcosina con i punti del canale. Ho messo l'icona del GG. GG. Oh cacchio. Il GG fa paura. Esce sempre a volume più alto qua. La standing ovation è qualcosa di spettacolare. Eppure sto macchinario. Dai, che tutto sommato 700.000 euro più qualche riparazione. Bello questo cacciottone con gli occhiali. Queste sono le icone del canale La Zappa Storta. Breco al canale La Zappa Storta. Cambio, cambio, cambio. Comunque grazie ancora a tutti voi che mi state tenendo compagnia. Grazie ancora. Thank you so much for company. Merci pour la compagnie. Non le inserite le emoticon? Ma quindi queste sono le emoticon del canale, questo qui. Mi figurate, probabilmente le ho inserite, ma non mi ricordo nemmeno cosa ho inserito qua. Il prossimo acquisto dovrà essere un rimorchio da almeno 100.000 litri. Eh sì. Ho se non mi sbaglio ho anche installato la mod. Ora do un'occhiata perché mi sa che... Vediamo un po'. Mi sembra di averlo messo. Eccola qua. Underbelly. La mod che ho visto da Miticaccio. 100.000 litri. La prendo usata. Magari. Prossima live vendo un po' di cose, shock because
Oh, fisicamente perfetta sta mod, mi piace. Quanto me arba, come dice il mitico Fergus. Come la live ha proposto, e poi mi sono scordato di chiedere. Frizza oppure è abbastanza lineare. Chat, a voi la parola. Perfetta. E allora domani sera dobbiamo vedere soltanto la live della zappa storta, come va. A proposito, per chi si è appena entrata nella live, vi do il benvenuto. Io mi chiamo Fabrizio, ma qui su Twitch mi chiamano anche Dablo, DB come mi chiama il Gran Maestro Jason Farm, e Dab, come mi chiamano gli altri. Ecco, se vi va, domani sera sarò ospite nel canale della Zappa Storta, nella serie Ranch Simulator, insieme al mitico Jop. E quindi passate nel canale domani sera, mi farebbe enormemente piacere. Io ovviamente la live della zappa storta sarà ospitata sul canale, quindi fate un saltino dall'altro canale. Se non avete lasciato il like, mi raccomando, il follow, anzi il follow, mettete un bel follow al canale e seguitelo, seguitelo, seguitelo a piacere vostro, ma mi farebbe enormemente piacere, ovviamente. Gippo, oh, ma Gippo è il nostro ariete. E comunque ho notato una cosa però, che più siamo su quella macchina a quattro ruote là, l'auto giustamente non può avere due ruote. Quando siamo sulla macchinina, quando siamo in troppi, molto probabilmente si ribalta più facilmente, perché simula un po' la realtà. Perché e tu hai visto, domenica scorsa non ci siamo ribaltati, e quindi ho la vaga impressione. Il capo pattuglia, no, ma Gippo è il capo pattuglia per eccellenza. Io ovviamente resto sulla ralla, faccio il mitragliere. Sì, ma comunque domani sera mi sa che tocca a Gippo fare Orsacchiotten. L'abbiamo fatto un po' tutti quanti. Quindi, caro Gippo, domani sera tocca a te, mi raccomando. Che dici? La zappa storta sarà all'altezza di fare Orsacchiotten, oppure si farà pizzicare senza dare il segnale con il salto lungo, che è quel salto lungo di salva la vita. Ah, lo fa la zappa, ma noi l'abbiamo già fatto. Dobbiamo fare il sondaggio allora domani sera alla zappa. Lanciamo il sondaggio se Gippo deve fare oppure non fare Orsacchiotten. E ci divertiremo. Ma io tanto già so quale sarà il verdetto. Oh, tu quando fai Orsacchiotten, tu fai e fai
come si dice, da esca, diciamo così, attiri l'attenzione e poi dopo, quando fai orsa chiotten, devi saltare perché se non salti, l'orsa chiotten ti dà il morsen. Invece se tu fai saltine, saltone, quello lui perde terreno. E quindi tu hai tempo per allontanarti e dare a noi il tempo di prepararci pronti a fare fuoco, appena pronti a fare fuoco, fuoco. E comunque, a parte questo però, abbiamo, se non ricordo male, abbiamo preso anche il materiale per costruire e per produrre formaggio, giusto? Quindi si potrebbe vedere se si riesce a produrre qualche forma. Io là al laboratorio mio ho continuato poi. Ho recuperato un bel po' di spese. Bianca e blu, perfetto, quello che normalmente paga di più è muffa blu. Però bisogna tenere sempre d'occhio le richieste del ristorante. Quindi potrebbe tornare utile costruire un piccolo deposito nei pressi del ristorante. Una piccola casetta dove mettere, diciamo così, a conservare i formaggi e queste cose qua. Messi i tavoli così. Cosa che molto probabilmente farò pure io. Creerò un piccolo deposito, l'avvicino. Almeno così quando mi serve qualcosa ce l'ho l'avvicino e quindi carico da una parte e scarico dall'altra. Comunque grazie per avermi consigliato di acquistare sta trebbia perché con quell'altra là era la metà della capienza e qua ci faccio un bel giretto. Bella, ma devo provarla pure con gli altri materiali qua, con altro raccolto. Mi sta dando soddisfazione sta mod. 700.000 euro usato. Non è male. Ottimo. Grazie per il consiglio. E ovviamente, e io poco. Però ne è valsa la pena, perché in realtà era una spesa che volevo fare già da tempo, solo che dicevo, vabbè, poi la faccio, poi la faccio, poi vedo, poi vedo, poi vedo. Ho finito la prima serie e sono passata alla seconda serie qua, poi. Meno male che ci siete voi. E una soddisfazione. Mi ha avvisato che si sta riempiendo la trebbia. Fa il bip quando si sta riempiendo la trebbia. Utilizza la stessa suoneria di quando il telefono si sta scaricando la batteria. Bella però sta cosa. Al 99% mi ha avvisato. Poi è pure bello lungo quest'asta. Con la lama da 13 metri la devo provare, ma sicuramente è leggermente più bassa rispetto alle altre. Ui, che ho fatto? Chat, gentilmente potreste scrivere il comando uptime per cortesia? Grazie. Abbiate pazienza. Mai per comando, sempre per cortesia. Uptime.
Grazie. Ecco qua. Wisebot è preciso. Dice a che ora sono iniziate. In effetti sì. 22.02 era. Grazie ancora alla regia. Il mitico la zappa storta. E vedi un attimo invece col comando uptime uptime. Scusami, follow age. Oui, grazie la zappa storta, grazie ancora per essere passato in live. Oh, perfetto, funziona tutto. Grazie ancora per essere passato in live. Mi ha fatto enormemente piacere leggerti. Infatti stavamo parlando di te, che prima di andare in live, come al mio solito, vado a fare il giro di saluti agli amici streamer perché porta fortuna e quindi ho fatto il giro, tu non c'eri, infatti ho chiesto a Maurizio, ho detto Maurizio, ma stasera t'ha licenziata la zappa storta? No, veramente quello lui stava. È una cena di lavoro, anzi colazione di lavoro ora si dice. Detta, vabbè, allora non ti preoccupare, ti assumo io. Grazie ancora, scherzi a parte, la zappa storta, ma figurati, a disposizione, la faccio sempre. Buonanotte, grazie ancora per essere passato in live. La zappa storta. Poi vedo se riesco a crearti una mini clip di qualità ridotta da mettere come come si dice video alert. Vedo un pochettino se posso darti una mano. Grazie ancora Maurizio Max per essere passato, mi raccomando, passate nel canale del mitico La Zappa Storta. Seguite il suo canale. È un amico umbro, ma è come se fosse paesana. Ciao, la zappa storta. Buona carica pupille. E ci becchiamo domani sera alle ore circa ore 21 e 30. Sul canale della zappa storta andiamo a fare un po' di orsacchiotten, un po' di formaggio, yeah, e un po' di couscous. Mazza, mi è rimasto pure quell'altro poco là. Mo faccio queste ultime due striscette. Forse. Ah, ma è poca roba là. Ok, allora voglio fa. Ah, finalmente una trebbia decente. Buonanotte, la zappa storta. Grazie ancora, carissimo presidentissimo. Issimo. E noi qua abbiamo quasi terminato, credo. Tocca soltanto far crescere un po' in maniera più rapida. Prossima piantagione, prossima semina. Girasoli. Next schedule seeding. Sunflowers. La prochaine fois je vais planter les tournesols.
Siamo quasi a buon punto. Allora, mo ci resta da fare questo baffetto, sto baffo di ghisa qua. E poi mandiamo avanti un po' la piantagione, la crescita delle piante. Mettiamo rapida. È una soddisfazione sta trebbia. Quando mi è costato, ma quanto tempo mi ha fatto risparmiare. Una fila qua. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Ah, forse ci siamo. No, la vaga impressione che lascerà il baffetto. Riusciremo a trebbiare in una sola passata o dovrò farne due, anzi una e un quarto, e ne sto lasciando un pezzo. Sapevo che le lasciava un pezzo. Mettiamo la vista dall'esterno qua. È meglio. Facciamo sta raccolta, sta copta com'è il tempo lì da voi, raga. Non so voi, ma qui dalle mie parti, provincia di Napoli, non si capisce un tubo. Ci sono momenti in cui potrei stare a maniche corte e momenti in cui invece devo stare a manica un po' più lunga. Quest'autunno qua è un poco primavera. E com'è da voi il tempo? What's the weather like? È strano però, Stamattina, oggi pomeriggio, ho detto, stavo con questa maglia qua, maniche lunghe e abbastanza, non è spessissima, perché a momenti era fresco, poi dopo un po' con la maglia addosso ho iniziato a sentire un po' di caldo
e mi sono messo a mezze maniche. Poi un altro attacco, allora ho detto, sa che c'è di nuovo? Boh, mi rimbocco le maniche e resto con sta maglia. Infatti poi dopo mi sono abituato a questa temperatura qua e ho smesso di fare lo spogliarello. Ma infatti sul termometro qua portava 21 gradi la massima e 19 la minima, così come sullo meteo sull'applicazione del cellulare. Però è come se la temperatura percepita fosse a volte calda e a volte fredda. Tempo c'è un po' di andropausa, è un poco ballerino. Beh, sì, in effetti il sole. Infatti, ho detto oggi pomeriggio mi sono messo un attimino esposto al sole con sta maglietta qua e mi sono accaldato. Ho detto se fosse stato inverno sarei stato veramente bene. Però il tempo è un po' così. Poi inizierà a fare freddo e dire mamma mia, che freddo di pazzi. Che fredda di pazzi. Ecco qua. Allora, qua raccoglie? No. Allora c'è rimasta sta striscetta qua. Là mi pare che non ci sta niente. Ok, solo un effetto ottico. Quindi è rimasto questo. Ok. Vediamo un attimo dalla mappa. Ok, beh, qualche ciuffetto si può pure lasciare. Il grosso è stato raccolto. Alright, arrabbiata una bella Sprite. Oh, via, abbiamo quasi finito. Oh, via. Che cosa abbiamo fatto oggi? Allora, prima di raccogliere, riepilogo di ciò che è stato fatto oggi. Allora, prima di raccogliere il mais, ho pulito un po' il perimetro del campo dall'erba, poi la sono andata a depositare all'interno dell'essiccatore e poi ho iniziato a lavorare sul campo. Poi, su suggerimento degli amici in live in chat, ho acquistato il macchinario più costoso mai acquistato da quando gioco a Farming, che è questa bestione che mi è costata 700.000 euro usato, ma che non costa 800. So what I have done in during this live streaming. So I prepared the field. I cut the grass around the big field. Then I started work on this field. Then I bought this huge harvesting machine under suggestion by the chat.
Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette directe? J'ai coupé l'herbe autour du champ et puis j'ai acheté cette énorme machine qui m'ont suggéré en chat, en live, les amis. Donc, allora adesso andiamo un attimo a pulire le mucche qua, vediamo se hanno bisogno di qualcosa. Qua c'è la paglia che manca. Ecco qua. Mamma mia. Ecco qua. Perfetto. Allora, qua, poi, vediamo un attimo una cosa. Allora, paglia, paglia. Grazie Maurizio Max, grazie per essere passato. Allora, io direi che la live termina qui. L'appuntamento e per sabato prossimo, sempre alla stessa ora, alle ore 22, la replica, questo video sarà disponibile su YouTube lunedì alle ore 12. Se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati per multipiattaforma e non solo, allora, vi lascerò nel link nella descrizione del video dei link, fra cui uno è il link per acquistare giochi scontati e altri tre sono i miei canali social. Grazie a tutti e adesso passo a salutare in lingua italiana, lingua inglese. Thank you so much for company. Our rendezvous for this adventure with Farming Simulator for today of Saturday ends now. Our rendezvous is for next week on Saturday. You will find you can find this video on YouTube, on my channel, on Monday at 12. If you are interested to buy this game or other games for a multi-platform at a lower price, you will find in description of the videos, you can find a couple of links that are the link where you can buy the game discounted up to less 70% and my social media channel. Our rendezvous is for next Saturday at the same time. Now I will say goodbye to my French friends. Alors, notre rendez-vous avec Farming Simulator 19 pour aujourd'hui, il est terminé. Notre rendez-vous, c'est pour samedi prochain à 22h. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, vous allez trouver dans la description de vidéo, vous allez trouver le lien pour acheter le jeu, ce jeu et autres jeux multiplateformes à prix réduit jusqu'à au moins 70%. Vous pouvez trouver, vous allez trouver aussi les liens pour suivre mes canaux social media. Vous pouvez regarder ces vidéos là sur ma chaîne YouTube lundi à 2h à midi. Et maintenant, je vais saluer mes amis en langue napolitaine. Alors voyons, je vous remercie per la compagnia che mi ha fatto pure stasera. Vi ringrazio a tutti quanti. L'appuntamento per il Farming Simulator 19 e aspettando Farming Simulator 22 e sabato prossimo. Se volete accattare questo gioco oppure ad gioco di cosa PlayStation e cose, potete risparmiare fino a 70%, quindi sono belle sortatelle che risparmiate, e praticamente
Spagna dopo risorto. E poi, da Anna descrizione. Sniper 97 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie Anna Sniper, benvenuta nel canale, grazie per il follow. Grazie Fede, buonanotte, grazie ancora per essere passato a farmi compagnia. Sogni dorati a te. E stavo dicendo, che stavo dicendo? Quindi, dalla descrizione del video trovate il link a robotitaccattà, può computer, ma pure per la PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera, spagnato 75 sconto. Poi lascio pure i link per se volete seguire i canali social media miei su YouTube, Facebook, Instagram e poi ci sta pure Twitch. Poi che faccia ricerchio, io vi ringrazio, grazie assai per la compagnia. Thank you so much for company. Merci beaucoup pour votre compagnie. Grazie mille a tutti e stato buona. Ciao ciao.